Eccoci qua, oggi ci togliamo i dubbi che avevamo ieri, ovvero i dubbi sulla costanza della velocità del GPS della Hero 5 con la nuova applicazione Quick. Mi metto la camera in testa e partiamo al volo, hopla, per questa gita in fondovalle. Essendo in fondovalle ho la possibilità di mantenere una velocità costante, mi metto la cintura di sicurezza e come vedete qua sotto ho Waze che mi dice la velocità corretta della macchina, perché io adesso sto andando, adesso partiamo con una velocità un po' più costante qua in fondovalle, vediamo, mettiamo il cruise control e ci mettiamo a 72 all'ora per quanto riguarda l'automobile. 74, vediamo di stabilizzarla, ok, 72 all'ora per quanto riguarda l'automobile, e Waze mi dice 68 km all'ora. Ora vediamo cosa dice invece la nostra GoPro. Non appena arriverò a casa collegherò tutto quanto, magari aumentiamo un po' la velocità, andiamo intorno ai 90, in quinta magari. Wow, che bello, c'è anche il Panaro, attenzione che qua non ci schiantiamo, quindi superiamo la nostra jeepetta, torniamo ai 90 all'ora. 90 all'ora secondo la macchina e 86 all'ora secondo Waze. Appunto, dicevo, collegandolo con con Quick for Desktop andremo a vedere quale sarà l'effettiva velocità del nostro GPS. Adesso stacchiamo il cruise control perché abbiamo fatto il nostro piccolo test, facciamo due curve a velocità meno costante anche per vedere la reattività del GPS stesso, quindi andando ad abbassare e a velocizzare la nostra velocità di crociera, quindi spostandoci dai 60 ai 70, 80, 90, 100. 103. Accidenti, c'è Katia terrorizzata qui a fianco. C'è un leggerissimo caldo in macchina, perché col fatto che ti stai asciugando i capelli in automobile, non so se vedete che si sta asciugando i capelli in automobile, c'è il clima che sta andando a manetta e qui bisogna aprire un po' la finestra perché sto iniziando a... Mi si appannano gli occhiali, inizio ad avere un caldo boia. Ok, siamo quindi a 80-90, rimettiamo il cruise control a 94, che in realtà per il nostro Waze sono 90 km all'ora, e riguardiamo di nuovo il contachilometri collegato al GPS della GoPro. Siccome non so se sta facendo il suo lavoro o meno il GPS, direi che mi tolgo la telecamera dalla testa e altri 4 minuti di video spero vi siano stati utili, e spero che appunto il GPS della GoPro sia abbastanza attendibile, ma lo vedrò solo quando andrò in post produzione. Un saluto a tutti, baci, abbracci, iscrivetevi al mio canale, che ieri ho visto un sacco di visualizzazioni del video, ma poche iscrizioni, sia sul canale che sulla pagina Facebook Tommaso Codolo Videomaker. Dai, un salutone, a presto, ciao!